Ciao ragazze! Oggi qui sul mio canale inauguro una nuova tipologia di video, quella sui prodotti che attualmente nelle ultime settimane sto utilizzando sotto la doccia. Si tratta per me di una nuova tipologia di video che fino ad oggi non avevo mai proposto sul canale, però ho deciso di inaugurarla anche qui sul mio canale perché la trovo particolarmente carina, particolarmente sfiziosa e interessante. Si tratta di una sorta di promossi e bocciati, preferiti e non, del periodo, nello specifico sotto la doccia. In questo modo posso parlarvi e recensirvi più prodotti e in questo modo posso anche parlarvi di alcune chicche sotto la doccia che ho scovato nell'ultimo periodo. Allora, partiamo subito, anzi fatemi sapere se vi piace, ecco, questa nuova tipologia di video e se vi piacerebbe vedere altri video della stessa tipologia sul mio canale. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Allora, partiamo subito con l'unico bagno doccia che sto utilizzando nell'ultimo periodo. Ve ne ho già parlato in realtà, però l'ho utilizzato tantissimi mesi fa durante il periodo in cui vivevo a Tolosa. Adesso, a distanza di tantissimi mesi, ho riniziato ad utilizzarlo. Sto utilizzando la seconda confezione ed è per questo che ve ne voglio riparlare, perché sono ancora più convinta in positivo della mia opinione. E si tratta nello specifico del bagno doccia ultra delicato di Garnier della linea Ultra Dolce, la versione all'olio di rosa e sapone di Aleppo. Qui c'è scritto che è ideale per adulti e bambini, idrata e rivitalizza senza parabeni con estratti naturali. È aperto perché lo stavo già sniffando. Sono 500 ml, lo trovate molto spesso in offerta a meno di 2 euro da acque, saponi e simili. Io lo pago solitamente 1,49-1,69, non di più. Come potete notare, sono più o meno a metà confezione. Partiamo innanzitutto dalla profumazione, perché per me è qualcosa di inebriante, paradisiaco. Poi vabbè, io ho anche dei ricordi particolari legati a questa profumazione, però secondo me piace a tutti. È qualcosa di particolarissimo perché non sa tanto di rosa. È un mix perfetto tra la rosa e, qui dice, il sapone di Aleppo, verissimo. Profumazione a parte, si tratta di una vera e propria coccola per il corpo sotto la doccia. È un bagno doccia, come dice anche qui, estremamente delicato, che non mi ha mai creato alcun tipo di problema, magari di irritazione, nulla di tutto questo, e vi dirò, lo utilizzo anche nelle parti intime senza problemi. Mi piace perché, nonostante si presenti sotto forma di gel, è bello cremoso, è bello idratante e nutriente come prodotto. Fa una bella schiuma, lava bene, non secca assolutamente la pelle, anzi nutre, idrata e la lascia setosa, morbidissima, ammorbidita, e la profumazione persiste tantissime ore sulla pelle del corpo sotto la doccia. Ci sono tantissime fragranze disponibili, tra le mie preferite questa, ma anche quella al latte d'avena e crema di riso o mandorla dolce, qualcosa del genere. Comunque ragazze, questo è un prodotto top che dovete assolutamente provare ed è ideale secondo me per tutta la famiglia, per grandi e piccini. Poi passiamo adesso allo scrub per il corpo che sto utilizzando in quest'ultimo periodo, super scoperta. E si tratta di questo scrub per il corpo al cioccolato e allo zucchero di Organic Shop. Eccolo qui. Questo non è il primo scrub per il corpo di Organic Shop che provo, perché ne ho già provati due in passato, uno all'arancio e, se non mi sbaglio, anche uno al mango. Comunque due profumazioni molto fresche, ideali per il periodo estivo. Questo invece è più coccoloso perché si tratta della profumazione al cioccolato e zucchero di canna. Sono 250 ml. Questi scrub li potete trovare su diversi siti online e ormai anche in diverse bioprofumerie, e hanno un costo irrisorio di circa 3 euro, 3,50 euro. Quando l'ho acquistato io costava ancora 2,90 euro, però circa 3 euro. Allora vi mostro la consistenza, perché la consistenza è molto particolare. Eccola qui, sembra quasi un budino. È bello compatto come prodotto. La profumazione è molto buona, anche se devo essere sincera, non mi ricorda particolarmente il cioccolato, mi ricorda qualcos'altro, ma ancora non sono riuscita a capire che cosa.
Comunque è un profumo molto dolce e molto gradevole che non persiste sulla pelle del corpo. Mi sono dimenticata di dirvi che questo prodotto è naturale per il 99,54% ed è anche un prodotto certificato. Allora, che dirvi di questo scrub? Ha una consistenza particolare perché va lavorato molto bene sulla pelle del corpo. Io vi consiglio di utilizzarlo su pelle umida, non secca, quindi non asciutta, ma neanche particolarmente bagnata, perché altrimenti andrà a frantumarsi e a cadere sul piatto della doccia. Con la pelle leggermente umida e calda, io vado a massaggiarlo, faccio dei movimenti circolari sulle zone che mi interessano, fa una sorta di schiumettina, quindi fa da scrub ma anche da detergente, e il risultato è quello di una pelle perfettamente scrubbata e levigata, consistenza media, e anche di pelle leggermente idratata e nutrita, pelle rinnovata. Si tratta quindi di un prodotto per me assolutamente promosso. Altra cosa importantissima per quanto mi riguarda, quindi recensione totalmente soggettiva e personale, non mi ha mai irritato né graffiato, perché per me questo prodotto ha la giusta consistenza media, granuli né troppo grossi né troppo fini, insomma una via di mezzo che secondo me è l'ideale. Ve li straconsiglio questi scrub, e anche qui ci sono tantissime fragranze disponibili. Comunque vi consiglio il prodotto in sé per sé. Per quanto riguarda invece l'idratazione del corpo sotto la doccia, vado ad utilizzare un olio. Ormai lo sapete, io sono un'amante sfegatata degli oli da utilizzare per il corpo sotto la doccia, e sto utilizzando questo dei Provenzali, che in realtà avevo aperto diversi mesi fa, poi accantonato, e adesso ho ripreso anche per smaltirlo, perché voglio smaltire tutte le confezioni che ho aperto in giro per la casa, bagno, camere, eccetera. Olio secco vegetale Ribes rosso con estratti di frutta, idrata senza ungere, senza siliconi né petrolati. 150 ml, costano poco, meno di 5 euro, questo è il pack vecchio. Adesso hanno tutti la confezione di vetro, secondo me questa in plastica era molto più comoda e molto più sicura. Mi sta piacendo molto come olio, perché si tratta di un olio secco, come dice il nome stesso, che non va ad appesantire la pelle del corpo, non va ad ungerla, ma si tratta di un olio che viene assorbito, va a penetrare nella pelle in modo veramente rapidissimo, nel giro di pochi minuti è già bello che assorbito, quindi voi dopo la doccia vi asciugate tranquillamente e potete rivestirvi senza creare danni, senza restare appiccicate, unte di qua e di là. Io vado a frizionarlo sulla pelle del corpo con la pelle umida come step finale, umida ancora calda, vado a massaggiarlo con dei movimenti circolari e vi ripeto, viene assorbito dalla pelle senza particolari problemi. La profumazione poi è molto molto buona, sa di frutti di bosco, non persiste tantissimo, forse dura quell'oretta, quell'oretta e mezza e poi svanisce. Quello che mi piace è il potere idratante, nutriente e ammorbidente, e anche elasticizzante, top, e ve lo straconsiglio. Poi, per quanto riguarda invece i capelli, sto utilizzando diversi prodotti, perché io sono solita variare i prodotti che utilizzo per la cura dei capelli, non mi fossilizzo sempre sullo stesso prodotto, e sto utilizzando due combo differenti, shampoo e balsamo di una marca e shampoo e maschera di un altro brand. Partiamo da questi. Sto utilizzando con molta soddisfazione shampoo e maschera di Organic Shop. Innanzitutto abbiamo lo shampoo naturale per il 99% con burro di karité e lili, è uno shampoo lucentezza e senza SLS, parabeni e siliconi, e sono 280 ml di prodotto. Questi prodotti, così come lo scrub, hanno un prezzo irrisorio, non li ricordo esattamente, ma sicuramente meno di 3 euro. Questo è lo shampoo. L'unica pecca secondo me di questi prodotti sono le confezioni, ecco, un attimino cheap, come si usa dire adesso su YouTube, nel senso che sono basic, non sono particolarmente curate, ma visto il prezzo ci sta tutto. Perché? Perché questo foro è veramente grosso e se non state attente fuoriesce e si spreca una quantità assurda di prodotto. Allora, questo shampoo ha un profumo molto gradevole perché sa di pulito e di fresco. L'effetto finale mi piace perché si tratta di uno shampoo estremamente delicato, secondo me perfetto per tutti i tipi di pelle, anche per chi ha il cuoio
cuoio capelluto e i capelli particolarmente sensibili, che vanno magari ad irritarsi, a squamarsi molto facilmente. Si tratta poi di uno shampoo lavante al punto giusto, nel senso che non è uno shampoo purificante che magari vi lascia i capelli puliti per 4-5 giorni, si fa massimo 2-3 giorni, questi se li fa tutti senza troppi problemi. È uno shampoo oltretutto che dà davvero l'effetto brillantezza e lucentezza, non è particolarmente districante, questo no, c'è assolutamente bisogno di un buon balsamo o di una maschera dopo, però il suo lavoro, ovvero quello di pulire, di non seccare particolarmente i capelli, lo fa, e vi ripeto, c'è anche l'effetto brillantezza e lucentezza, quindi sicuramente ve lo straconsiglio perché ha un ottimo rapporto qualità, quantità e prezzo. E poi, per quanto riguarda la maschera, sto utilizzando questa versione qui all'avocado e al miele, la versione riparatrice, anche questa è naturale per il 99% ed è senza parabeni e senza siliconi. Qui abbiamo 250 ml di prodotto e anche qui siamo intorno ai 3 euro 3,50 euro, non di più ragazze, è un brand assolutamente low cost. Questa è la seconda maschera per i capelli di Organic Shop che utilizzo, la volta precedente, se non mi sbaglio, ho utilizzato quella volumizzante e quella è assolutamente la mia preferita, o anche l'altra, quella al fico da utilizzare. Per quanto riguarda questa all'avocado e al miele, mi sto trovando molto molto bene, vi mostro la consistenza, è abbastanza densa come potete notare e la sto anche quasi terminando. Come maschera com'è? Devo dire che mi sta piacendo veramente molto, perché anche qui il rapporto qualità, quantità e prezzo è veramente ottimo. Devo dire che tutti i prodotti di Organic Shop hanno delle profumazioni molto simili tra loro, perché sono tutti di pulito, di buono, di fresco, anche questa, e si tratta di una profumazione che personalmente amo particolarmente. Questa maschera com'è? Qual è l'effetto finale? Allora, si tratta di una maschera per capelli sicuramente ammorbidente, morbidente, nutriente, idratante, districante, perché riesce assolutamente a districare i miei nodi maledetti, soprattutto quelli che si formano nella zona della nuca. È una maschera che lascia un ottimo profumo di pulito sui capelli, non è pesante, non è troppo grassa, ovviamente va utilizzata nelle giuste dosi, nelle giuste quantità, e soprattutto non va utilizzata direttamente sul cuoio capelluto, perché nel mio caso avrei i capelli sporchi già il giorno dopo. Io vado ad applicarla sia la maschera sia il balsamo solo sulle lunghezze e sulle punte, solitamente da questa altezza in giù. Quindi sì, devo dire che è una maschera che mi piace, l'effetto riparatore comunque non l'ho notato particolarmente, però tutte queste caratteristiche le ha ed è per questo motivo che ve la straconsiglio. La mia preferita però rimane quella volumizzante. E poi l'altra combo è formata da shampoo e balsamo della PH Bio, che ho comprato all'incirca 2 mesetti fa da Lidl in edizione limitata. Io ho comprato 2 varianti, quella all'avena che ancora non ho utilizzato e questa al timo per capelli grassi e con forfora. Sono prodotti certificati biologici con estratti vegetali 100% bio, senza parabeni, paraffine, oli minerali eccetera eccetera eccetera. Sono confezioni da 250 ml pagati circa 3 euro e sono più o meno a metà confezione con entrambi. Tra shampoo e balsamo ho preferito nettamente lo shampoo, perché è uno shampoo realmente purificante, adatto a capelli grassi e con forfora. Io non ho capelli con forfora, però sono grassi, tendenzialmente grassi, perché si sporcano abbastanza velocemente. Con questo shampoo purificante i miei capelli rimangono perfettamente puliti per 4 giorni. Io al 5° giorno sì, devo lavarli, ma prima no, perché sono perfettamente puliti. Pulisce bene, pulisce in profondità, però in modo delicato, senza seccare o irritare o aggredire il cuoio capelluto o l'intera lunghezza. È uno shampoo dalla profumazione molto blanda, perché uno magari, che ne so, pensa al timo e dice che orrore il profumo. No, sa veramente di buono e di pulito, nulla di particolarmente invadente come profumazione. È molto pulente, ma non è sicuramente districante, nel senso che dopo che lo utilizzate i capelli sono un pochettino aggrovigliati, quindi c'è assolutamente la necessità di un buon balsamo o di una buona maschera, però il suo, ovvero quello di pulire, purificare a fondo senza aggredire, lo fa assolutamente, e ve
lo straconsiglio se riuscite a trovarlo. So che si trova anche in qualche altro supermercato, adesso non chiedetemi quale perché non me lo ricordo, se lo sapete scrivetelo nei commenti, ma spero vivamente che Lidl lo riproponga addirittura in collezione permanente, perché così si può riacquistare senza problemi. Questo è lo shampoo. E poi abbiamo il balsamo della stessa linea, stessa tipologia di capello, vale quello che vi ho detto prima per lo shampoo, stesse caratteristiche. L'ho utilizzato un bel po' prima di parlarvene perché si tratta di un prodotto per me senza infamia né lode, sta nel limbo, non ha particolari lodi come prodotto ed è per questo che sinceramente non me la sento di consigliarvelo. Non è un prodotto pessimo perché comunque il potere ammorbidente, nutriente e districante c'è, però è veramente minimo. Io mi aspetto molto di più da un balsamo, mi aspetto, vista la mole ecco di capelli, la lunghezza prominente dei capelli, mi aspetto qualcosa di più strong, di più efficace, di più potente, qualcosa insomma che si senta sul capello. Questo per me era quasi blando, sì un minimo lo fa, ma ragazze più della sufficienza così tirata non gliela posso dare e sinceramente non me la sento neanche di consigliarvelo come prodotto, soprattutto se come me avete dei capelli molto molto lunghi e quindi impegnativi ed esigenti. No, secondo me per 3 euro c'è sicuramente di meglio, anzi forse anche a meno. Comunque no, senza infamia né lode. E poi l'ultimo prodotto che utilizzo sui capelli sotto la doccia è questo aceto da risciacquo al lampone di Yves Rocher. Effetto brillantezza, lucentezza per tutti i tipi di capelli. Sono esattamente 150 ml, non è un prodotto scontabile perché è bollino verde e costa, se non mi sbaglio, 6,95 euro. L'ho utilizzato abbastanza, questo ancora l'avevo acquistato in Francia, poi interrotto e adesso riutilizzato. Mi piace tantissimo. Io che cosa faccio? Prendo questo prodotto e lo utilizzo come step finale con i capelli insomma pulitissimi e risciacquati prima di uscire dalla doccia. Lo prendo, ne verso solitamente 2 pompatine sulle mani, massaggio e poi vado a distribuirlo su tutta la chioma, non direttamente sulla cute perché ho sempre paura che si ingrassi, però su tutta la chioma, più o meno da questa altezza in poi. Devo dire che l'effetto brillantezza, lucentezza c'è assolutamente, effetto capello sano, luminosissimo, e c'è anche l'effetto anticrespo e ammorbidente. Oltretutto ha un'ottima profumazione che persiste un pochettino sui capelli. Se volete, ecco, l'effetto sano direttamente sotto la doccia per quanto riguarda i capelli, ve lo straconsiglio. Oltretutto non sporca e non appesantisce i capelli e vi ripeto ha anche ottimo inci, quindi sicuramente una volta terminato lo riacquisto. Ok ragazze, questo è tutto, io spero vivamente che questa nuova tipologia di video qui sul mio canale vi piaccia, fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate, se conoscete questi prodotti, come vi trovate, se avete altri prodotti da consigliarmi, fatelo qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuta questa nuova tipologia di video mi raccomando spolliciate. Io vi saluto, grazie per aver visto anche questo video, un bacione e alla prossima, ciao!